La mobilità del futuro passa per lo sviluppo di nuove tecnologie. Di questo si è discusso in occasione dell'Assemblea Pubblica di Anfia, durante la quale è stato eletto anche il nuovo presidente. È una grande gioia avere questa carica di presidenza di Anfia, che è un'associazione straordinaria che è nata 106 anni fa e che ha tracciato le direttrici del settore automotive, della componentistica, dei designer, della progettazione del mondo italiano dell'auto, indiscusso e sicuramente fattore di successo del Made in Italy. Questo primo, come dire, fattore è tanto entusiasmante e il mio impegno sarà pressante e totale per proseguire in questo triennio di sfide molto dure, di attenzioni per l'ambiente, le nuove legislazioni, ma particolarmente importante sarà formare giovani per le nuove professioni. Elettrificazione e guida autonoma sono solo alcune delle nuove sfide che il comparto dell'automotive si prepara ad affrontare. Noi crediamo che queste nuove tecnologie rappresentino molto probabilmente la più grande ondata di cambiamenti tecnologici della storia dell'automobile, perché hanno influenza sia sulla struttura del veicolo, sulla sua architettura, sia sul modo in cui utilizzeremo il veicolo, sia anche sull'apparato produttivo dei componenti, con quelle possibili ricadute sull'occupazione che sono tanto temute. Noi della Denso le stiamo accogliendo con grandissimo entusiasmo, perché siamo convinti che i prodotti e i servizi che saranno resi possibili da queste nuove tecnologie possano dare un contributo positivo sia alla società sia allo stile di vita di tutti noi. Se pensiamo alle auto elettriche, saranno delle automobili con delle prestazioni invidiabili, che non fanno rumore, non inquinano, hanno solo dei grandi vantaggi. Per quanto riguarda la guida autonoma, anche questa nuova tecnologia rende possibile delle cose che erano inimmaginabili in passato. Sembrano quasi delle auto che neanche nei film di James Bond si potevano immaginare fino a qualche anno fa, e che oltre a essere delle automobili che rendono possibili delle modalità di utilizzo che uno può decidere se usare o se non usare, possono non solo aiutare chi compra l'auto, ma, cosa di cui si parla poco, possono rendere molto più facile la vita, per esempio, a persone disabili che diversamente non potrebbero spostarsi. Quindi questa è la smart mobility, che è una cosa molto positiva. Non è mancata infine una riflessione sull'azienda italiana di respiro internazionale. La scelta che è stata fatta negli ultimi anni è stata quella di focalizzarsi fondamentalmente, quindi di abbandonare altre parti di industry che avevamo mantenuto nel tempo, e questa scelta, diciamo, che ha pagato negli ultimi anni, perché, diciamo, dopo la crisi siamo riusciti a fondamentalmente a raddoppiare in maniera organica la nostra dimensione, quindi da 150 milioni siamo arrivati a 650 milioni, aggiungendo una parte di chiaramente di attività di M&A. Quindi la sfida è stata quella di crescere con questo mercato, i volumi e i mercati dopo la crisi ci hanno aiutato, ma chiaramente noi abbiamo fatto la nostra parte attraverso l'implementazione di concetti tipici del settore automotive, quindi concetti di lean, la riduzione, la standardizzazione dei processi, quindi la parte di attività di rendere comunque l'azienda più efficiente e più efficace, e soprattutto anche renderla possibilmente più resiliente, no? Quindi eventuali ulteriori situazioni downturn come quella che stiamo vedendo in quest'ultimo, diciamo, trimestre, sono altri come dire, scenari in cui l'azienda oggi probabilmente è più preparata rispetto a 10 o 15 anni fa.